Siamo in diretta fermi al Ponte della Gallina. Come vedete, in mezzo alla strada c'è una macchina della polizia locale con un agente che sta spostando tutti gli automobilisti nel luogo giusto, ossia indietro, mentre passa una macchina dei vigili del fuoco. Non si può insomma, percorrere la vecchia Lecco Vallabio perché si è ribaltata una autocisterna, no? Un'autocisterna di GPL. È successo nel primo pomeriggio, meno di 2 ore fa, e ancora chiaramente l'intervento è in corso. Alcuni automobilisti che devono andare verso l'altra parte del rione di Laorca, come la macchina che è appena passata, che vedete gira a sinistra, possono transitare. Chi deve chiaramente andare a Vallabio non ci può andare, deve percorrere la nuova Lecco Vallabio. La cisterna di GPL, l'autocisterna di GPL, di fatto è ribaltata in modo tale da bloccare proprio tutta la strada. I vigili del fuoco hanno inviato alcune immagini e proprio tutta la carreggiata è occupata da questo gigantesco mezzo che trasporta GPL e la cui cisterna era o è ancora parzialmente piena proprio di GPL. Abbiamo visto passare un mezzo, un'altra cisterna, diciamo, che probabilmente ha effettuato il carico di GPL. Non sappiamo, però ci sembrava proprio, questa è solamente una sensazione però più piccola rispetto a quella che si è ribaltata. Di conseguenza sono in corso tutti gli interventi di svuotamento della cisterna che si è ribaltata e poi servirà anche un mezzo speciale che rimetta in piedi, diciamo, proprio il mezzo che si è ribaltato e che di conseguenza adesso costringe ancora la strada alla chiusura. Tutti gli automobilisti sono indirizzati verso la nuova Lecco Vallabio. Abbiamo contattato il vertice della polizia locale cittadina che ci hanno parlato di un intervento per cui serviranno veramente ore per il ripristino dello status quo. Abbiamo visto i mezzi dei vigili del fuoco che chiaramente sono all'opera per diciamo dare una mano e per risolvere la situazione, però sicuramente ci vorrà del tempo per la riapertura della strada che è chiusa poco dopo in realtà l'uscita dei più giovani dalle scuole e che di conseguenza ha causato molte code nel primo pomeriggio. Da vedere se prima dell'ora di punta serale la strada potrà essere riaperta. Adesso, oltre al mezzo qui al Ponte della Gallina, c'è una volante della polizia locale anche in via Tonale per dare una mano e per indirizzare gli automobilisti verso la giusta strada. Intanto arrivano anche i rinforzi chiaramente della polizia locale e di conseguenza, diciamo, adesso la situazione è presidiata. Siamo sulla vecchia Lecco Vallabio, ecco dove si è ribaltata questa autocisterna di GPL. Ringraziamo, insomma, sia la polizia locale che anche i vigili del fuoco perché ci stanno permettendo di documentare questo avvenimento in sicurezza, chiaramente. Come vedete sono in corso, ma ci vorrà tanto tempo, parlano le immagini, per la rimozione di questa autocisterna che è ancora piena. È già in posto e sta arrivando in realtà una cisterna di GPL in cui verrà fatto il travaso di tutto il contenuto della cisterna. Intanto si stanno, insomma, qui sembra che ci sia stata una fuoriuscita di qualche tipo che poi è stata pulita, poi chiaramente il mezzo andrà rimesso in piedi per liberare la carreggiata che come si può vedere è completamente occupata dal mezzo. Di conseguenza la strada è stata immediatamente chiusa nel primo pomeriggio e lo è ancora per il semplice fatto che non sarà un'operazione né facile né veloce quella di svuotare la cisterna e poi rimetterla in piedi. In questo momento sia da lato Vallabio che dal lato Lecchese la polizia locale sta rimandando gli automobilisti verso la nuova Lecco Vallabio, chiaramente per
al Ponte della Gallina e più sotto anche in via Tonale ci sono alcuni agenti, alcuni movieri che per l'appunto stanno dando indicazioni agli automobilisti. Però per ora appunto la situazione è questa, sembra che ci sia un po' di attesa per la cisterna che deve arrivare, perché appunto il primo passo adesso è quello di svuotare la cisterna, che così sarà anche pesantissima, immaginiamo, per poi rimetterla in piedi quando sarà possibile farlo e quando sarà vuota. La situazione comunque è tranquilla, anche perché nel primo pomeriggio, insomma, non è una ora di punta vera e propria. Chiaramente qualche ripercussione sul traffico sostanziale ci potrebbe essere qualora gli interventi si protraggano fino alla serata.